Quest'oggi voglio parlarvi di un ingrediente che non dovrebbe mai mancare nella vostra cucina e soprattutto in questo tempo che passa all'inverno, che guarda appunto a una nuova energia e abbiamo bisogno di fortificare, di radicare, anche di riscaldare ma al tempo stesso di bilanciare il nostro equilibrio interiore. La radice di Kuzu la trovate facilmente in tutti i negozi biologici. Ha, come vedete, una componente gessosa in qualche modo. Ne prendete un cucchiaino circa, lo mettete in un bicchiere o direttamente anche in un pentolino, poi prendete dell'acqua e iniziate con 2-3 dita d'acqua a mescolarlo per scioglierlo. Quando avete la sensazione che si sia sciolto, magari aggiungiamo ancora un poco d'acqua, lo mettiamo nel nostro pentolino, perfetto, accendiamo il fuoco, iniziamo a mescolarlo per tutto il tempo. Magari se avete la sensazione che sia rimasto un poco nel bicchiere, aggiungete ancora dell'acqua. Qua. Lo mescolate per almeno 3-4 minuti. Continuate a mescolare fin tanto che la vostra componente di Kuzu non diventa quasi trasparente o non lo portate comunque a ebollizione. E che cosa farete con questo Kuzu? Bene, lo lascerete raffreddare, o meglio, lo berrete tiepido. Avete diverse possibilità. Il Kuzu è un ottimo gastroprotettore, quindi per tutti coloro che soffrono di gastrite, di reflusso, io suggerisco magari di utilizzarlo a cicli, chiaramente anche cambiando la vostra alimentazione se necessario, ma spesso gastrite e reflusso sono legati anche a stati di stress, quindi potete prenderlo una volta al giorno lontano dai pasti, bevendolo tiepido. Avete modo di renderlo magari mettendo meno acqua, un poco più denso, proprio perché vada a lenire la parte appunto della trachea, della gola. E potete utilizzarlo anche quando vi sentite particolarmente stanchi o quando magari avete i primi sintomi del raffreddamento o addirittura l'influenza, anche lì per 3-4 giorni.